Oggi qui al Comitato Istituzionale viene illustrato quello che sarà il percorso nei prossimi mesi che porterà alla definizione del progetto di conversione e riqualificazione dell'area di crisi industriale complessa. Si è ora passati alla fase della operatività, è stato nominato dal Ministero il gruppo di coordinamento e controllo che è l'organo di governance di questo procedimento. Oggi si inizia una collaborazione con tutti gli attori del territorio per definire quelle che saranno le caratteristiche dell'offerta localizzativa di questo comprensorio, le finalità del progetto e gli obiettivi prioritari da conseguire. Solo al termine di questo percorso saranno definite le risorse, la strumentazione e tutte le altre azioni di contesto che saranno sviluppate per rendere più attrattivo il comprensorio di Terni e Narni.